ami. Sì. Hai sempre denigrato la Conference League quando giocava la Roma. Ma se la Lazio arrivasse terza nel girone e dovesse finire in Conference, cambieresti opinione? Dove la fanno la finale di Conference? Di a San Lorenzo Innocento. La fanno a Conventello. A San Lorenzo Innocento. No, sì, quei campi lì. Insomma, a Predappio. Ma chi è che gli frega dove fanno la finale? A San Lorenzo Innocento. Adesso ci guardo. Vai, vai, Camilla. No, per chi mi conosce sa che io, boh, è da quando all'inizio avevano iniziato a parlare di Conference League che l'ho schifata, sin da sempre. Però se ci vai a finire te? E mi farà schifo comunque. Ma fanno... E se la vinci te? Ma chi se ne frega? Uè, poi la vediamo qua, Camilla, che no, ogni no. anno c'è sempre questa diatriba, se vinci questo ma quello e se la vincessi te comunque. Ma io lo dicevo anche prima che la Roma andasse in Conference, eh? Comunque la finale è a Praga. Per me. Occhio, però. E senti sempre come dritta alle orecchie. Figurati, è andato a Tirana, figurati sono Semprini, a Praga. Sei messi ospitality a Praga. Comoda Praga. Le sue conoscenze, fa due chiamate. Ma messi ospitality a Praga. Quindi sì. Spero che la Lazio non ci vada, perché per me è veramente una coppa infame che non dovrebbe esistere. Se ci dovesse andare, mi dispiacerà per la Lazio, che dovrà spendere e sprecare delle energie e dei giocatori così per andare a giocare delle partite veramente infime che non voglio neanche in una coppa indegna. In una coppa indegna. Tra l'altro Gadoni sfotte, ma comincia a essere il suo viaggiare verso questo destino, quindi sarà meglio che sfotti poco. Prego, Chiara. Esatto. Allora, Cami, da casa ti chiedono. Avete sempre preso in giro la Roma quando prendeva goleade in Europa. Cosa si prova a fare la stessa figura? Sveriti. Ne mancava uno o due per arrivare a 6-1, 7-1. 6-1 non l'abbiamo fatti. Capita di prendere delle imbarcate, soprattutto quando prendi le partite sotto gamba come abbiamo fatto questa volta. Non mi preoccuperei più di tanto, perché comunque all'inizio abbiamo fatto un buon inizio di Europa League con il Feyenoord. Per me è stato, voglio pensare che sia solo un episodio che non si ripeterà ancora. Lo spero. Da segnalare però, Tito, che dite sempre che è un tirchione, che ha pagato, ha dato i soldi a tutti. Infatti volevo dirlo io tra poco. Meglio prendere 5 gol in Europa League che 6 gol in Conference. Vedi, ragioni come Mourinho, meglio perdere 4 esatto, volte. Esatto, esatto. Sì, 200 e passa tifosi della Lazio sono stati rimborsati come quelli della Roma a Bodo Glimt l'anno scorso. Ma vorrei anche vedere, perché... Pensate Gadoni quanti soldi farebbe in questo ma periodo. Ma solo loro, hanno meritato i complimenti solo quelli che sono arrivati fin là per vedere una partita veramente scandalosa. Io faccio i complimenti a quelli che sono andati là, perché voi siete dei veri tifosi. La Camilla invece è furba, è stata a casa sul divano. Perché io avevo già capito. Aveva già capito, bene, vai Chiara, un'altra domanda. Cami, vai. Com'è possibile? Mi spiaceva questa, la leggo. No, ti ho osservata perché eri in silenzio, aspettavo che proferissi parola. Te mi aspettavi perché non sto mai in silenzio. Esatto, allora... no, esatto, okay, mi stavo godendo okay. Il momento. Che allora, Cami, com'è possibile passare da una sconfitta così netta a una vittoria così convincente nel giro di 3 giorni? Ma io... voglio chiedere. Ne abbiamo parlato prima. Io voglio chiedere. Limita come vocalist. Ah, c'è la nuova vocalist. Noto una Camilla cosa polemica. Cosa fa lui al telefono? Occhio, occhio, perché c'è una Camilla polemica. Sono polemica perché voglio chiedere agli amici a casa che fanno queste domande. Vai. La Lazio è quarta in classifica davanti a tutte queste squadre e ci vengono fatte 3 domande tutte che si riferiscono alla stessa però non cosa. Rispetta le domande del pubblico come no, al solito. Però la verità, qui come Tiago Motta ha tirato fuori carattere. Qui la Camilla ha tirato ha cambiato fuori modulo anche Camilla. Però il giallo. Facciamo le persone serie, le persone professionali. Non c'è mai una domanda fatta per il verso. No, non c'è mai una domanda fatta per il verso, però rispondo comunque. Però vedi, la stanchezza... Fatela rispondere. Ah, scusa, pensavo che si sia risposto. Vai, vai. Scusa. Allora, come avevo già detto prima, perché sì. Poi mi ripeto sempre, perché le domande sono sempre quelle. Può capitare che ci sia un'imbarcata del genere quando prendi sotto gamba determinate squadre? Perché tanto, chi l'avrebbe mai detto che una squadra del genere, che io non so manco pronunciare, e secondo me non lo sanno neanche pronunciare quelli che tifano quella determinata Midtjylland. Nessuno se lo immaginava, ma neanche Sarri, ma neanche i giocatori... È stata una partita veramente disastrosa e grazie a Dio che poi siamo riusciti a fare una partita per il verso contro la Cremonese che più o meno è stata simile alla partita che abbiamo fatto con il Feyenoord, con la differenza che la Cremonese, mi dispiace dirlo, ma
è più scarsa del Feyenoord e almeno non ci ha fatto quei due gol che ci hanno fatto loro. Ma infatti la reazione... Ma la Lazio la deve vincere anche se sono tutti ubriachi gli 11. No, però se si parla di Coppa Europea, la Lazio ha reagito. Questi sono morti mercoledì, sabato, però, domenica. Però Lolito è il numero uno. Lolito. Lolito. Ha rimborsato, erano in 12. No, guarda più che di 200. Se erano in 13 non rimborsava niente. Però posso... Però posso scusi, ma l'Aiuto li ha rimborsati quelli che erano una volta la Lazio? Li ha rimborsati la rimborsato 12, ma il tuo presidente, che è tanto brillante, non ha rimborsato niente per ieri. Non continua a rimborsare nessuno. Noi perché... non rimborsiamo anzi, niente. Anzi, quelli che sono andati a Monza, biglietti ancora. Quelli che sono andati a Monza dovevano avere... il mutuo pagato. Oh, ma hanno visto un record, ragazzi. No, no, è vero. Prendi una pagina, punti del Monza, una pagina storica. Dopo il funerale della regina c'è la, esatto, la Monza che vince. Andiamo avanti. L'espulsione ha condizionato la partita. Iztar tartassato a Angel Di Maria e lui è cascato nella trappola. Fatto bisogna bene, chiacchierare poco, bene. Passare ai fatti. Ha fatto bene, lo ripeto. Nessuno è contento di questa situazione. Ma Landucci, infatti, l'ho sentito ieri a Radio Rai quando gli hanno chiesto ma cosa... Qual è il problema? Ah, boh, a saperlo, ha detto. Cioè, ha detto veramente. Beh, così. Idea chiara. Deve scusare, denota una situazione. Si deve scusare un giocatore che ha vinto tutto, un top player che è quattro spanne sopra tutti i giocatori del Serie A, si deve scusare. Si deve scusare quello che è in panchina, che ieri era in tribuna. No, lui, hai fatto bene, non giocarci in quella squadra lì, non ti merita. Bravo. Tutto alla prossima, non giocare, bravo. Ma mi sa che le prossime due, non prende giocare. Due, quindi. Ma me ne bastava una, bravo. No, Mourinho. Basta due che giocano. Di Maria sarà squalificato anche per Milan-Juve, tra l'altro. Sì, ne prende due, quindi è squalificato. Questa era la partita più facile da vincere, dice Mourinho, che è stato espulso a Roma-Atalanta. Contro le altre non abbiamo dominato per 90 minuti, mentre oggi l'abbiamo fatto. La mia espulsione non volevo perdere di tempo perché avevamo bisogno di ritmo. Poi nel primo tempo c'era un rigore chiarissimo su Zaniolo, Chiffi non l'ha dato. Se c'è bisogno di fare i pagliacci tuffi in piscina, dovrò cambiare il mio modo di allenare. È tornato un po' il vecchio... Si può dire Mourinho. Che questa serie sta diventando il palcoscenico degli allenatori. Esatto. Cioè, sì. Vabbè, ma non il bagno di protagonismo, è il lui calcio. Lui che è bollito, da 6 anni, è ancora lì a gamba. Il calcio che è, però lui una Coppa Europea l'ha vinta. L'anno scorso ha vinto la Coppa Europea. Il problema è quello. Andiamo avanti, c'è ancora qualcosa? Sì. Il rigore, ecco, parliamo del rigore di Politano. Volevo calciare centrale, ma la palla non è partita come pensavo. Rigore, e per fortuna è il rigore sì, più brutto. Parliamo, rigore più mai visto scandaloso. Un rigore più brutto di questo. Vittoria fondamentale, nello spogliatoio c'era grande entusiasmo. Vabbè, andiamo avanti. E poi gli è passato sotto la mano Magnan, perché sennò... Non dovevamo perdere, impareremo da questa lezione ad essere più concreti, ma quando giochi così non puoi perdere. Abbiamo giocato meglio del Napoli, peccato aver perso l'imbattibilità con una prestazione del genere. Sono completamente d'accordo con Pioli, no? Fabio. Sì. No, sei rimasto al Monza. Tu, no, stavo leggendo. Dimenticavo che ti favi Monza. No, gli dovevi dire presidente. Presidente. C'era sempre lì così. Sembrava Andreotti, esatto, sembrava Andreotti. Allora, Bernardeschi, che è andato al Toronto, ti faccio una domanda. Se tra 5 anni l'MLS diventa il campionato principale, cosa mi dici? Ho fatto un passo avanti e un passo indietro, ma campionato principale... poi i commenti, grazie Federico che mi fai sempre ridere, se tra 5 anni la MLS diventa il principale campionato del mondo, ti toccherà tornare a giocare in Italia. Questi sono i commenti. Vabbè, questo ragazzi, più VIP che altro.